Salve a tutti, siamo qui col sindaco Daniele Ruscigno di Monteveglio, che oggi rappresenta l'associazione Parco Berlinguer. Questa bella festicciola qui proprio al centro Monteveglio, ma qual è il messaggio di questa giornata e chi ci partecipa? Allora, ciao a tutti, innanzitutto grazie per avermi intervistato. Il messaggio di questa festa è che una delle iniziative di questo, diciamo, settembre-ottobre dell'autunno monteveliese è un po', diciamo, il senso di quello di associare tutte le nostre associazioni e quindi di creare la possibilità appunto di diffondere quello che è tutto il tema del volontariato. Noi a Monteveglio abbiamo circa 30 associazioni, quindi è una comunità molto viva da questo punto di vista, e in particolare in un momento come questo di difficoltà economica e diciamo in generale di difficoltà della nostra società, è molto importante riscoprire quello che è tutta l'attività di volontariato e soprattutto riscoprire anche la gioia di fare un qualche cosa, anche poco, però fare un qualche cosa anche per il nostro prossimo, per la nostra comunità. Quindi noi crediamo che questa sia un'iniziativa molto importante, insieme alle tante che vengono organizzate nel nostro territorio. Io sono molto orgoglioso di amministrare questo territorio così vivo appunto di questa tradizione di volontariato. Invece lei, come rappresentante della sua associazione, cosa fa e chi siete, diciamo? Sì, diciamo che più che rappresentante io sono un volontario di questa associazione, che è appunto il Parco Berlinguer di Monteveglio. Parco Berlinguer è un'associazione un po' particolare, nel senso che raggruppa un po' tutti quelli che sono i volontari, diciamo, di uno dei principali partiti politici della nostra zona, e si prefigge naturalmente lo scopo di reperire fondi appunto per finanziare diciamo in modo trasparente, in modo pulito, l'attività politica. Quindi questa, diciamo, è un'associazione un po' particolare. Tra l'altro questa è un'associazione che pochi anni fa appunto ha festeggiato i 25 anni di attività. Chiude, diciamo, raccoglie le forze di oltre 200 volontari che nella principale iniziativa che organizza, che è la festa di agosto, appunto si vedono lavorare insieme per 15 giorni per realizzare questa festa, che è appunto la festa del Parco Bello. E invece oggi cosa ci proponete? Il cartellone di questi due giorni è molto, molto importante. Volontà associate non sono solo le associazioni, ma sono anche gli agricoltori, perché è anche la festa della terra ritrovata, quindi noi vogliamo valorizzare anche il nostro patrimonio importantissimo, diciamo, dell'agricoltura, agricoltura che occupa i due terzi del nostro territorio. Il nostro è un territorio che per oltre il 93% è verde, e noi lo vogliamo preservare e incentivare chi utilizza strumenti, ad esempio come l'agricoltura, per fare economia e per coinvolgere anche i giovani che stanno un po' riscoprendo anche questo tipo di lavoro. Inoltre quest'anno è anche un'iniziativa un po' particolare, perché l'abbiamo dedicata a destinare i fondi, diciamo, ad una scuola che sta realizzando una onlus che si chiama GVC, che sta realizzando appunto questa scuola ITI, e quindi insomma destineremo i proventi di questa festa appunto per la ricostruzione di questa scuola. Voi sapete benissimo che a ITI c'è stato un disastro naturale molto importante, adesso c'è in atto tra l'altro una gravissima epidemia di colera, ci sono tantissime persone che stanno morendo, e quindi noi vogliamo dare una mano soprattutto ai bambini di quel territorio, per ridargli veramente la speranza di un futuro, e naturalmente ripartiamo dalla scuola. È per questo che i fondi di questa iniziativa, dell'iniziativa che noi stiamo facendo oggi, andranno appunto a contribuire alla realizzazione di una nuova scuola ad Haiti. E invece come riuscite a sostenere le vostre iniziative? Cioè, che tipo di contributi economici avete? Ma in realtà siamo noi che generiamo contributi, nel senso che tutte le iniziative che vengono realizzate appunto all'interno del Parco Berlinguer sono finalizzate appunto alla generazione di contributi, poi finalizzate appunto all'attività politica. In realtà negli ultimi anni noi abbiamo allargato un po' questo concetto, perché noi adesso andiamo a associare un po' la parola politica. Molto spesso la parola politica è coniugata in una declinazione negativa. In realtà la politica vorrebbe essere veramente quello che tutti noi vogliamo fare per la nostra comunità, e quindi abbiamo allargato un po' l'orizzonte del Parco Berlinguer, perché oltre che avere finalità di reperire fondi per l'attività politica, serve anche per dare le possibilità e gli strumenti anche ad altre associazioni per fare anche altre iniziative. Quindi all'interno del parco stesso, che è una struttura molto importante, noi ospitiamo anche attività di altre associazioni, altri eventi durante l'anno, e questo noi crediamo sia veramente un modo importante per allargare sempre la base dei volontari della nostra comunità. Diversamente da feste come oggi, cioè, avete altri modi per divulgare l'informazione sul territorio? Beh sì, diciamo che oltre a quelli tradizionali, e quindi il passaparola tra la gente, di solito i volantini, tutti i media di nuova generazione, quindi parliamo di tutti quelli legati a internet e tutti i vari social network, lì c'è anche un passaparola che deriva proprio dagli attivisti del principale partito di riferimento. Quindi insomma c'è anche un volano importante che porta, ad esempio, nella festa d'agosto avere un qualcosa come 30-40 mila presenze sul nostro territorio. Invece qual è la prossima iniziativa che avete in programma? La prossima iniziativa al Parco Berlinguer, visto che quest'estate è stata molto ricca di iniziative, andiamo direttamente a fine anno. Noi è da qualche anno che facciamo la
festa dell'ultima dell'anno al Parco Bellinger, è una festa molto importante perché porta circa 400-500 persone che vengono a mangiare le nostre specialità locali, quindi parliamo dei nostri tortellini, le nostre lasagne, quindi un menù molto ricco, e quindi diciamo questa è la festa principale che ci aspetta diciamo nell'inverno, nella stagione invernale. E naturalmente io invito già tutti quelli che ci stanno ascoltando a partecipare a questa iniziativa. Per adesso è tutto e grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro.